Premiamo come migliore attrice non protagonista della stagione teatrale 2008-2009 un'attrice che vi presentiamo con questo breve videoclip e che intanto invitiamo a avvicinarsi sul palco. Non penso che un'attrice debba specializzarsi in certi ruoli piuttosto che in certi altri. Ovvio. Bisogna poter interpretare qualunque personaggio, non crede, dottore? Certo, a me piace Edda Gabler, la sento molto. Ma anche signor Fristero, una mirandolina io la farei, che c'entra? Sì. A scuola di recitazione, al saggio feci Blanche. Un treno, no, un bus, no? Un dramma che si chiama... Desiderio. Conosce, bravo, sì. Facciamo anche un regalo al pubblico maschile perché è una splendida ragazza, Federica Capuano. Che vergogna! Buonasera, buonasera. Speravo di evitarla la parte video, invece no. Invece Vabbè. ti è toccata. Federica, andiamo Sì. intanto, facciamo vedere questa bella ragazza, Grazie. che è la fidanzata di Antonio Fiore, lo Sì, che abbiamo già vogliamo ricordato che ha ballato con la ricordato con la Kidman, ma di Kidman, cui te non sei gelosa? No, Non sei perché? gelosa perché, Perché vero, mai? mai, vero, Brutta, no? Non che, talentuosa. non, Beh, però ormai di che posso più essere gelosa? vero, Ormai. Federica, Io sarò breve perché fa no, freddo. se, diciamolo, perché è bene dirlo, specificarlo, hai partecipato, Amici, soltanto per un motivo semplice, perché te avevi già alle spalle una preparazione, no? Sì, allora io, vabbè, Prop diceva che la televisione è una cattiva maestra, No, no? vabbè, non so. L'hanno, no, è stato ribadito anche da giornalisti, da Certo. grandi artisti. Io da studentessa di comunicazione anche non posso che essere d'accordo, però da ragazza che ama l'arte, che desidera fare l'attrice, studia e prova a fare l'attrice, io non so se è stata una cattiva maestra. È stata sicuramente un'esperienza che non è stata né un inizio né una fine, un'esperienza da vivere con umiltà. Dopo la quale studiare, rimboccarsi le maniche e ricominciare dalla gavetta, e che sicuramente mi ha permesso però di lavorare in teatro con dei grandi come Valeria Valeri. Quindi questo premio io sono molto, Infatti lo sono prendi per lo onorata. spettacolo con Valeria Portami tante Valeri, rose. portami Sono tante onorata perché fondamentalmente per me è un premio non per un lavoro, ma un premio per 7 mesi di tournée che sono stati per me una scuola, perché non si può che imparare da gente come Valeria Valeri. rose. E soprattutto vorrei sottolineare che ragazzi e ragazze come Federica e come anche Antonio Fiore si preparano durante l'anno per gli esami, Sì, siamo. Perché Federica è stata fino all'ultimo incerta se poteva partecipare a questo festival perché ha detto: Perché mi sto io devo fare laureando. gli esami, mi sto laureando, l'anno prossimo mi laureerò, per questo non parteciperò nella prossima stagione probabilmente Ha dei a dei provini. provini perché voglio proprio finire là e poi Poi deciderò, ricontinuo. dopo aver preso la laurea, deciderò se studiare solo recitazione o fare altro. Comunque ho vari interessi, quindi A vedremo. questa che è già una brava attrice, che è una delle promesse Grazie. del teatro italiano, la premiamo come migliore attrice non protagonista, perché attrice dalla voce, da cantante, dalle movenze da ballerina, Federica Capuano è una per noi delle promesse del teatro, che ha saputo affilare le proprie armi e la propria tecnica alla scuola televisiva di Amici, ma che con lo spettacolo Portami tante rose hit ha affrontato la ribalta dei palcoscenici di tutta Italia mostrando un grande talento. Per questo il Festival la premia come migliore attrice non protagonista. Consegna l'assessore Amata Silvio. Prego al centro. E grazie molte e speriamo di riaverti come attrice protagonista. Alla barba della Nicole Kidman, eh? Grazie, grazie.